Sempre possibile fare quel pareggio. Non ci sono dubbi. Chi pensa che si è fatto tutto o è onnipotente o è megalomane, non so. Certo che si poteva fare di più. Però se io faccio il bilancio, se vi posso permettere, qui molti sono anche giovani, non appartengono a quella storia, ma se faccio il bilancio di questi anni nella storia della città, con l'impegno della sinistra, io credo che noi abbiamo dato un grandissimo contributo a questa città. E io è questo che voglio rivendicare. Lo ripeto, ma non solo per me, lo voglio rivendicare per il centro-sinistra. Questa città non è più quella di prima. Guardate, vi sembrerà anche, come dire, demodé, un po' vintage parlando. Ma questa è una città che alla fine degli anni Ottanta, vorrei che nessuno dimenticasse, vedeva, Foggia era, stava diventando una città in mano alla Camorra. Scusate, Sorvillo non è un nome inventato da me, da Francesco, è un nome. Scorazzava in città, estorceva soldi ai commercianti in forme garbate. Vado, mi compro un milione di euro e non pago, ti do un assegno, è scoperto. E le prime esplosioni fuori dai negozi, ma ce le siamo dimenticate. E quel personaggio lì, in questo comune, ci saliva e ci scendeva, come voleva, come voleva. Noi siamo stati, da questo punto di vista, un argine incredibile alla delinquenza organizzata. Qui non si sono più, io vi voglio ricordare che per effetto delle nostre denunce è stata scoperta l'estorsione che il membro di una nota famiglia di Camorra faceva sulla cooperativa che lavorava per il comune. Vi voglio ricordare che in questo comune è stato detto no a Cipriano Chiarese, il noto avvocato della Camorra che voleva trasformare l'hotel Marina di Castellone in altre cose. Vi voglio ricordare che una delle intercettazioni da Foggia Connection, non sono pubbliche, se ve le procurate, se no ve le procuro io, un noto esponente della famiglia Camorra disse ce ne dobbiamo andare da Foggia, perché a Foggia non poteva fare niente. Questa è la più grande affermazione che si potesse fare per noi. A Foggia non si può fare niente, se nessuno vuole andare. E allora, scusate, di che cosa dobbiamo parlare più? Questo è quello che è accaduto in questa città.